che abbiamo passato insieme è stato tutto, quasi tutto, speso a ridere. Io lo facevo ridere, era uno che lo faceva ridere, noi faceva ridere tutto, capito? Cioè, una suora ferma la fermata dell'autobus, ci divertivamo a inventare aforismi, tipo, non so, che cos'è l'atto sceno in luogo pubblico? È un uomo che ne uccide un altro in mezzo alla strada. Ecco. Facevamo queste cose assurde, atti particolari, non ci imbarazzava niente, commentavamo tutto. So. Ecco, una frase che non potevamo dire all'epoca sarebbe stata questa: quanto tempo buttato via, potremmo fare di meglio, vivere per esempio. Ecco, noi eravamo esattamente al contrario, insomma. Ho avuto questo privilegio di stare vicino ad Andrea Pazienza per qualche anno nell'adolescenza e già allora si definì per quello che sarebbe stato fino a che non è volato via. Un genio, sì, un genio assoluto, un genio, un genio, un genio. Come si fa, che cos'è un genio? E che ne so io. Racconto una parabola, magari viene fuori. Allora c'è un maestro e un allievo. E il maestro sente suonare l'allievo, che è un suonatore, un musicista, no? E fa: bravo, sei bravo, è una buona, buona esecuzione. E l'allievo fa: grazie maestro, ci beviamo una cioccolata calda? Sì, si beve una cioccolata. Mentre si beve una cioccolata, l'allievo domanda: maestro, credete voi che io sia un artista? E il maestro: tu solo lo sai. Ma per diventare artisti bisogna invecchiare? No, no, bisogna, disse il maestro, definitivamente scorreggiando in si bemolle, naturalmente, bisogna restare bimbi. Ecco, tutto qui l'equivoco, bimbo. Bimbo è un aggettivo molto adatto ad Andrea Pazienza, perché era un genio. Il genio è bimbo, è un candido ad oltranza. Il genio è uno che sa senza conoscere. Non lo so che vuol dire, ma rende l'idea di quello che penso io, che poteva essere azzeccato. La voce dei cinegiornali dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, Guido Rotari. Non so se vi è capitato mai di vedere i vecchi cinegiornali. Vabbè, era quello che parlava con questa voce tipo: ecco, camicia nere, squadristi della rivoluzione, legionari dell'impero, la vecchia fiamma, eccetera, così, no? Che era uno che faceva tutti i commenti a questi filmati trionfalistici, no? Dei fascisti, eccetera. Che poi appena sono arrivati gli americani, invece hanno liberato l'Italia. Questo ha fatto la voce ai filmati trionfalistici degli alleati. E gli alleati entrano gloriosi nella patria d'Italia. C'era un venduto assoluto che, insomma, era il segno un po' dei tempi, ma non solo di quei tempi, ma anche di quelli di adesso, insomma. Vendersi, cedere la lingua a chiunque, la propria. C'era una volta che passavamo attraverso un paese deserto, deserto, un paese come i vecchi paesi del West, visto, dove c'è solo la Main Street, la strada centrale, quella principale, e a destra e a sinistra case schierate così, come nel Far West. E in giro non c'era nessuno, ma manco una persona, non so, davanti a un bar, niente, nessuno. Dunque, all'uscita del paese c'era il Camposanto, no? Passiamo anche il Camposanto e lui commenta: cazzo, non è chiaro quale dei due, paese o Camposanto, sia il cimitero. Questo era l'andazzo fra me e lui, tutte fatte così. No, non ci imbarazzava proprio niente, niente, niente. Non ci imbarazzava assolutamente nulla,
Eravamo pronti a tutto, facce di bronzo, venivamo sgamati, io diventavo rosso qualsiasi marachella combinassi. L'unica cosa che ci imbarazzava, questo l'ho ripensato col tempo, no? E a me mi imbarazza ancora adesso, per fortuna, è l'onestà. L'onestà, sì, è una roba imbarazzante, una roba che alla fine ti commuove pure. Cioè, a me ancora oggi l'onestà, come allora a tutti e due, quando ci si frequentava Andrea ed io, era una cosa, l'onestà, in presenza della quale, cioè, ti si rinnovava, diciamo, la voglia di essere, non di avere. Non so come dire, è difficile da spiegare, però insomma è come... Sì, basta, ecco, basta.